Vorrei parlarvi ancora dell'Eucaristia perché tanto è inutile, è il tesoro che abbiamo tra le mani, e in particolare della preghiera eucaristica, o detta anche dagli orientali anafora, la prima parte, il pezzo più antico la prendiamo, ce l'abbiamo dalla lettera ai Corinti di San Paolo, quando racconta appunto la cena ai cristiani di Corinto. E cercherò di dire qualche cosa su queste preghiere eucaristiche. In Oriente c'era circa 70 anafore, chiamate così, perché era preghiera di elevazione, che si innalzava a Dio, una settantina. Oggi ce ne abbiamo 10 nel nostro messale, poi dopo qualcuna le vedremo particolarmente. E da dove nasce questa preghiera eucaristica? La preghiera eucaristica parte da in alto i nostri cuori fino a per Cristo, con Cristo in Cristo. Questa è tutta la preghiera eucaristica, dove al centro ci sono diverse fasi che vedremo. Ecco. Nasce nel cenacolo. Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, mangiatene e bevetene. L'altra sottolineatura che vorrei fare . La preghiera eucaristica è immagine della stessa azione di grazie di Gesù nell'ultima cena, e dà lo scopo di santificare i doni, cioè il pane e il vino, che pertanto diventano, proprio per questa preghiera, diventano corpo e sangue di Cristo. Ecco perché la grande importanza, da qui si capisce la grande importanza di questa preghiera eucaristica, di questo cuore, di tutta la celebrazione eucaristica. Proprio perché quei doni che noi offriamo, il pane e il vino, attraverso la preghiera della Chiesa e l'invocazione dello Spirito, diventano il corpo e il sangue di Cristo. Da cui anche prende nome la parola, viene il nome della parola Eucaristia, rendimento di grazie. La parola Eucaristia sorge da qui, soprattutto dagli scrittori greci, o anche anafora, che appunto esprime il carattere sacrificale della preghiera, cioè come offerta, lo accennavo già nei primi incontri, come offerta, perché la preghiera eucaristica è il sacrificio spirituale che noi offriamo mettendoci nella nostra vita. Potremmo dire che la maggior parte delle preghiere eucaristiche antiche sono sorte proprio nei primi tempi della Chiesa. Noi possiamo suddividerle in famiglie, la famiglia antiochena o siro-occidentale, o alessandrina o siro-orientale, queste tre famiglie. In genere le più note di cui noi abbiamo anche oggi tra le mani, sto seguendo Enrico Mazza, quello che ha scritto questi due volumi sulle anafore, sulle preghiere eucaristiche, dove c'è storia, struttura, teologia, fonti.
Sono Enrico Mazza, le odierne preghiere eucaristiche, quindi le 10 preghiere eucaristiche, le analizza, le esamina sotto sotto l'aspetto strutturale, teologico e sotto l'aspetto delle fonti. I documenti che noi oggi abbiamo tra le mani sono soprattutto l'anafora attribuita a San Marco l'Evangelista, l'altra copta attribuita a Cirillo d'Alessandria e poi abbiamo quella degli apostoli Addai e Mari. Come si dice, dopo gli apostoli, ecco, però vengono chiamati così. Poi c'è quella di Teodoro, Nestorio, poi invece in Occidente noi abbiamo il canone romano. Prima del canone romano vorrei sottolineare un attimo che tutte queste preghiere eucaristiche o anafore, anafora appunto vuol dire questa innalzare la preghiera a Dio, questo elevarsi, d'accordo? O questo anche sacrificio laudis, questo sacrificio spirituale, sono molto differenti tra di loro, abbastanza differenti tra di loro. Ecco perché sono tante. Questo soprattutto nella Chiesa orientale. Mentre nella Chiesa di Roma c'è stato soprattutto che ha imperato per molto tempo, fino al concilio di oggi, fino al concilio Vaticano II, il canone, il cosiddetto canone romano, o meglio, viene chiamata nel Messale preghiera eucaristica prima. Canone indica norma, legge, ecco, perché era normativa quella preghiera eucaristica per la Chiesa di Roma o per le chiese che facevano riferimento a Roma. Alcune sottolineature che vanno poste, che dobbiamo richiamare. È la riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, ma promossa da San Paolo VI, con la riforma del Messale che abbiamo tra le mani, il Messale che stiamo usando noi, subito dopo il Concilio Vaticano II e subito dopo la Costituzione liturgica, il Sacrosanto Concilio. Dalla pluralità le anafore o delle preci eucaristiche, soprattutto in Oriente, che noi ce l'abbiamo già documentato fin dal III secolo, più questa citazione che porta San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Noi già il canone romano, preghiera eucaristica prima, come la diciamo oggi, la troviamo già alcuni stralci fin dal III secolo, come unica preghiera eucaristica, appunto dicevo, per la Chiesa di Roma. Che cosa ha fatto? Questa prima preghiera eucaristica, questo canone romano, si è sviluppato nel tempo. Per cui ci sono degli accostamenti non proprio lineari, poi dopo è stato adesso con la riforma conciliare sono messo un po' più in ordine, un po' più armonica, però è rimasta un po' tale e quale perché è di una bellezza stilistica e di immagini, soltanto che è povera di riferimenti biblici. Che cosa diceva la Costituzione liturgica Sacrosanto Concilio?
i riti splendano per nobile semplicità. E il canone romano non aveva questa semplicità, non era manco così semplice, così accessibile. Siano chiari nella loro brevità, senza inutili ripetizioni, e lì nel canone romano ce n'erano. Siano adatti alla capacità della comprensione dei fedeli e ne abbiano bisogno oggi, e non abbiano bisogno di molte spiegazioni. Questo è il Sacrosanto Concilio, adesso se riesco a dirvi il numero, non ce l'ho, vabbè, non fa niente. L'ordinamento dei testi e dei riti deve essere condotto in modo che le sante realtà da esse significate siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano possa capirne più facilmente il senso, parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. Allora, Sacrosanto Concilio numero 34 e numero 21, queste citazioni che vi ho sottolineato. Sono due principi dunque che ha mosso tutta la riforma liturgica e ha fatto sì che, perché nel mettere mano alla preghiera, al canone romano, perché il Papa aveva dato questo ordine, di rivedere se era possibile adattarlo alla nuova mentalità, alla nuova cultura di oggi, e vista la difficoltà il Papa ha detto lo si lasci, Paolo VI, lo si lasci come è, però se ne facciano altre nuove, e ripeto, oggi ce ne abbiamo 10, poi ve le elencherò, comunque penso che ne siete già a conoscenza. Perché quando il canone romano è stato tradotto in lingua viva, naturalmente quel linguaggio latino per noi era un pochettino ostico, no? Quelle immagini anche latine, ecco, per noi era. Naturalmente le nuove anafore che sono venute fuori, le nuove preghiere eucaristiche, hanno attinto tantissimo dalle antiche anafore, da quelle, dicevo, circa una settantina di cui noi abbiamo i documenti. Il canone romano, dunque, la preghiera eucaristica prima, è una lode al Padre, è un'azione di grazie al Padre per le sue meraviglie, soprattutto per la meraviglia di averci donato il Figlio, un'azione di grazie in Gesù, che noi preghiamo in Lui, perché l'offerta del suo corpo, del suo sangue, sia sacrificio per noi, sia sacrificio di salvezza per noi. E poi quindi una lode al Padre, un'azione di grazie e una supplica per la Chiesa, per quelli che la guidano, per i presenti e per tutti gli uomini. Anzi, nella preghiera eucaristica dei fanciulli, non so se avete mai inteso parlare, no? C'è proprio tre preghiere eucaristiche dette dai fanciulli. E dopo
se abbiamo tempo, qualche cosa diremo anche su quello. Si parla addirittura proprio lì esplicitamente della creazione del mondo. Tutta l'assemblea, il significato di questa preghiera è che tutta l'assemblea si unisca con Cristo nel magnificare le grandi opere di Dio e nell'offrire il sacrificio. Istitutio Generalis Messale Romano al numero 78. La preghiera dunque è di tutti, anche se a pronunciarla, questa preghiera eucaristica, questa prece eucaristica, è soltanto il celebrante, però lo fa con il noi, a nome di tutti. Perché è lui che rende presente Cristo con le parole e con le gesti, con i gesti, con la sua preghiera soprattutto. E la preghiera eucaristica, le preghiere eucaristiche, queste 10 preghiere eucaristiche sono un microcosmo di preghiera cristiana, dove noi se vi entriamo dentro e chi ha la possibilità di avere il messale, il messalino, potrebbe utilizzarlo tantissime volte anche per la preghiera personale, queste preghiere, per entrarvi dentro. Perché, dicevo, è una sintesi di la preghiera cristiana è lì, ce lo diceva già, ce lo dicevamo nei primi incontri, citando Padre Magrassi, che è una scuola insuperabile, incomparabile di preghiera per imparare a pregare. La preghiera eucaristica pone la relazione verticale della preghiera, infatti racchiusa tra quelle due espressioni che già ho detto, in alto i nostri cuori e rispondiamo sono rivolti al Signore, l'apertura, prima del prefazio, o che introduce, questo dialogo introduce la prefazione, prefazio, che si conclude con il santo. Poi tutta la preghiera eucaristica e si conclude la preghiera eucaristica con per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dicevo che questo Amen dovrebbe dare una risonanza forte perché finalmente per grazia di Cristo, per Cristo, noi abbiamo forato il cielo, prima era distante da noi, ora grazie a Cristo possiamo toccarci, Dio e noi, proprio nella preghiera eucaristica. Racchiuso quindi tra questi due poli c'è tutta la relazione alla preghiera verticale. Presidente come colui che rende presente Cristo, in forza dello Spirito, guida la comunità dei fedeli verso il Padre, perché gli rendano grazie, invochino da Lui la sua azione santificatrice e trasformante. Trasformante, no? Soprattutto perché quel pane e quel vino diventino Cristo. Ma perché noi mangiando di quel pane, infatti l'invocazione, l'epicrasi che si fa non è soltanto sul pane e sul vino, ma subito dopo la transustanziazione, dopo la consacrazione, c'è l'invocazione anche dello Spirito perché coloro che mangiano di questo pane siano trasformati in un solo corpo, cioè nel corpo di Cristo. Quindi questa comunione già si realizzerà prima ancora che nel segno sacramentale che viene fatto poi nel gesto sacramentale della comunione vera e propria.
Le principali espressioni verbali che noi troviamo nella celebrazione, in questa prece, parlo sempre della preghiera eucaristica, questa preghiera eucaristica è il sacerdote che, dovendo guidare, guida, prende la parola, saluta i fedeli, gli esorta la preghiera, a una preghiera di gratitudine, di ringraziamento, ad offrirsi con Cristo al Padre per i fratelli, per cui il tono della voce è importante anche in questo tipo di relazione tra il sacerdote e l'assemblea. Non tutte le preghiere sono uguali, anche nella stessa preghiera eucaristica, non tutte le espressioni sono identiche e le guarderemo singolarmente. Per cui dovrebbe essere un tono invitante. Il prefazio dovrebbe essere una proclamazione solenne, quella preghiera prima del santo, no? Che si conclude con il santo. L'epicresi dovrebbe avere un registro espressivo di invocazione dello Spirito, quindi diverso, come invito all'intima partecipazione interiore, come invocazione e supplica dello Spirito, come santificazione dei doni e dei comunicanti, epicresi di invocazione dello Spirito, questo vuol dire, perché lo Spirito scenda su questo pane, su questo vino, siano trasformati in Cristo, corpo e sangue di Cristo, ma su di noi che ci comunicheremo questo corpo e sangue di Cristo, possiamo diventare uno in Lui. L'altra espressione che c'è nella preghiera eucaristica sono proprio le intercessioni per i vivi, per i defunti, anzi prima ancora per la Chiesa, dicevo, no? Ecco, naturalmente queste intercessioni hanno bisogno di una espressione vocale particolare, così pure il racconto dell'istituzione non ha bisogno di metterci enfasi dentro, perché è il racconto che noi dovremmo lasciar parlare lui più che noi, più che io prete, non so se. Quindi quando mettiamo troppa enfasi c'è il rischio che mettiamo all'oscuro lui, il Signore. Quindi sono le parole e i gesti che il sacerdote fa, non tanto il tono, il timbro di voce che noi vi mettiamo dentro, quindi non richiede enfasi, perché già risultano fortemente qualificate nei gesti, nelle parole e nella dinamica stessa dello svolgersi. Poi la dossologia, invece, questa è importante che vada fatta con una certa solennità, proprio perché la conclusione, per Cristo e Cristo, questa è la dossologia. Questo rendere gloria a te, Dio Padre Onnipotente, ogni onore e gloria, perché proprio porti a compimento la lode di tutta la Chiesa e noi ci uniamo a questo assenso finale, quindi la preghiera stessa che il sacerdote fa, possibilmente cantata per chi ce ne ha la possibilità, perché appunto l'assemblea risponda con un amen corale, sonoro. Facevo l'esempio del gol nella vittoria dei campionati mondiali, no? Ecco, per dire, per fare un esempio, se volete banale, ma per capirci come dovrebbe essere partecipativo questo amen alla fine della dossologia. Ma oltre che le espressioni vocali, ci sono anche le espressioni gestuali, i gesti, i segni che il sacerdote soprattutto fa. Per esempio, il sacerdote sta al centro dell'altare, non sta lateralmente, non sta da una parte, sta al centro, proprio perché l'attenzione si ponga lì tutta su quel mistero che si sta rendendo presente nella celebrazione che stiamo insieme facendo. In piedi, perché
perché i figli di Dio stanno in piedi, sono dei risorti, quindi in piedi. Però c'è anche la genuflessione come espressione di adorazione nel momento in cui viene elevato il corpo e il sangue di Cristo e mostrato all'adorazione di tutti. Ecco, lì è bene che ci sia anche non soltanto la genuflessione del sacerdote, ma che ci sia anche lo stare in ginocchio da parte di tutti gli oranti, tutta l'assemblea che prega. Si può stare in ginocchio dal santo fino alla doxologia? Non è proibito. Okay. Ecco, d'accordo. Va bene. Per quanto riguarda il movimento delle mani, delle braccia del sacerdote, vorrei sottolineare tre aspetti, tre gruppi particolari. Anzitutto le mani che pregano, le braccia allargate, innalzate, giunte, no? Sono tutte espressioni che noi vediamo che il sacerdote fa, ma non dovrebbero essere soltanto delle gestualità o dei gesti, dovrebbe esprimere qualche cosa di più profondo. Le mani allargate è un segno di apertura verso il mistero di Dio che si fa presente o già si è reso presente sull'altare, perché il sacerdote continua anche dopo la consacrazione a tenere le braccia allargate. È un invito non soltanto del sacerdote ad aprirsi al mistero che si fa presente, ma un invito a tutti noi cristiani ad aprirci al mistero, anche se noi non stiamo con le mani allargate, d'accordo? Cioè come assemblea, come fedeli, il sacerdote ci sta proprio come disponibilità sua, ma come invito anche a fare altrettanto da parte di chiunque lì a pregare. Le braccia innalzate, in alto i nostri cuori, è evidente, no? Ecco. Esprime anche il bisogno di questa espressione di alzare le mani congiunte, proprio quando la preghiera diventa proprio supplice, e nel canone romano c'è proprio un momento in cui il sacerdote si inchina proprio con le mani giunte, inchinato davanti sull'altare, per implorare che questa offerta sia portata dal tuo santo angelo. Santo angelo che non è nell'angelo custode, è Cristo. Ecco perché manca di chiarezza quella preghiera, perché quando noi sentiamo il tuo santo angelo pensiamo subito Gabriele, Raffaele, appunto, invece no, è Gesù Cristo soltanto, semplicemente Gesù Cristo. D'accordo. Ho mani che santificano, cioè quelle mani distese, no? In posizione delle mani, la benedizione delle offerte sono segni che voi vedete che il sacerdote fa, no? Ecco, proprio perché esprima la santificazione, il santificare, il benedire, cioè l'intervento di Dio sia in qualche modo percettibile da parte di chi vi assiste, di chi prega. L'altro mentre benedice che noi sì, nella preghiera, specialmente nella preghiera eucaristica nel prima canone romano, il gesto è più esplicito, quindi, capito? Poi le braccia che mostrano quando c'è l'elevazione del corpo e del sangue di Cristo, quando c'è il per Cristo con Cristo in Cristo, il sacerdote prende pane e vino, corpo e sangue, meglio scusate, corpo e sangue di Cristo, e allora mostra la gente, quindi mani che mostrano. Ma ci sono anche, oltre che del sacerdote, ci sono anche dei gesti, la gestualità dell'assemblea, di coloro che stanno lì presenti. Ho detto già che il atteggiamento predominante, eccetto in momenti particolari, è quello dello stare in piedi, perché circumstantes, cioè stanno attorno, si sta in piedi,
come Maria ai piedi della croce, no? Sta in piedi. Ecco, così anche i... Però in balsa l'uso dopo il 1300, quando è cominciata l'ostensione delle sacre specie, in balsa l'uso anche di inginocchiarsi, il sacerdote, quindi lo fanno fatto anche i fedeli, quindi si suggerisce di mantenere questo dialogo anche gestuale dell'assemblea, questo mettersi in ginocchio, come diceva prima la signora, anche restare, nessuno vieta di quando si invoca lo Spirito fino al per Cristo con Cristo in Cristo, oppure fino a dopo la consacrazione, il mistero della fede, ecco, in modo tale che quel momento centrale sia vissuto in questo atteggiamento adorante. Dicevo, una volta mi è stato fatto osservare però che liturgicamente sarebbe bene che l'assemblea avesse lo stesso atteggiamento tutti insieme, quindi stare in piedi quando c'è da stare in piedi, stare in ginocchio quando c'è da stare in ginocchio, avere un po' più di coralità, di fatto sarebbe anche quello buono. Sono già indicati i momenti in cui si sta seduti, si sta in piedi, si sta in ginocchio. Riferito a quello che diceva lei, no? Anche io, avendo fatto la comunione prima della riforma, ero abituato a stare in ginocchio fino al per Cristo, Cristo. Sì. E tendo a farlo anche adesso, anche se però qualcuno mi ha fatto notare, dice, ma guarda, se stai in piedi, vabbè, adesso. No, ma la coralità è giusto come principio. Sì, no? Perché è preghiera della Chiesa e noi siamo in Chiesa, quindi giustamente. Naturalmente questo nel nuovo Missale 69 di Paolo VI, si è voluto recuperare questo atteggiamento dell'adorazione adorante, per cui ci si mette anche in ginocchio dall'imposizione, dall'invocazione dello Spirito. Sarebbe bene qualche secondo prima, piuttosto che mentre proprio sta una, per cui è una preghiera solenne, si invoca lo Spirito, perché è questa invocazione, non è soltanto vieni giù, è già lui viene e trasforma quel pane e quel vino in corpo e sangue di Cristo. Quindi già io devo avere tutta questa apertura verso il mistero che si sta rendendo presente lì mentre sto celebrando. Per cui dove c'è l'abitudine di ginocchiarsi, di stare in ginocchio, si rimanga in ginocchio, insomma, non c'è problema. Alcune preghiere eucaristiche in particolare vorrei sottolineare. Qualche cosa già ho detto nel prefazio del canone romano, preghiera eucaristica prima, per intenderci, delle 10, no? Questa già noi l'abbiamo codificata fin dai primi secoli, ce l'abbiamo questa qui, ecco, d'accordo. Però è stata modificata lungo il corso del tempo, della storia, più volte. E questa non ha il prefazio proprio al canone romano, quindi il prefazio è adattabile alla festa che viene celebrata. Mentre altre preghiere, come la quarta, che se c'ho tempo vorrei proprio che ci ficcassimo il naso dentro, e soprattutto il cuore, perché è stupenda, bellissima, e c'è il prefaccio fisso, mentre la seconda c'è il prefaccio, però posso cambiarlo secondo le festività in cui viene celebrata. E questa preghiera eucaristica prima, o canone romano, ha una grande preghiera di intercessione, sia prima della consacrazione sia dopo la consacrazione, tutto basato però sul tema dell'offerta e del sacrificio. Questo rivela le aggiunte, specialmente nella traduzione italiana, le aggiunte, le sistemazioni delle varie epoche, il frazionamento in tante parti, tanti pezzi aggiunti, eccetera.
per cui l'unicità della preghiera si fa più fatica a coglierla, soprattutto oggi che è in italiano, ecco. Ieri che era in latino, forse l'armonia della lingua già ti portava a percepire di meno la diversità dei vari momenti, delle varie preghiere inserite dentro questa preghiera eucaristica prima, o canone romano. Purtroppo in questa preghiera eucaristica prima, o canone romano, non ha riferimenti espliciti alla storia della salvezza, né all'invocazione allo Spirito Santo, anche se il gesto c'è, il gesto epiclettico, però non c'è l'espressione diretta di invocazione allo Spirito nel canone romano, nella preghiera eucaristica prima. Ma stilisticamente, letterariamente, ha una sua bellezza, una sua efficacia, tale da essere ancora preferita e apprezzata da tutta la Chiesa e per tutta la Chiesa. Che, la plebs tua santa, dice il latino, no? Cioè questo tuo popolo santo rappresenta al Padre il sacrificio di Cristo in un clima di esultanza e di gioia comune. La preghiera eucaristica seconda, che in genere è quella più usata, questa riprende e rielabora, perché è stata anche questa ritoccata, ma una preghiera eucaristica, un'anafora antica, quella della tradizione apostolica, attribuita soprattutto ad Ippolito, sacerdote romano del secondo e terzo secolo. Caratteristica di questa preghiera invece è che è proprio cristologica, è totalmente incentrata su Cristo, sul suo mistero pasquale, dove vi troviamo una sintesi del mistero di Cristo in questa preghiera, compreso anche nel prefazio, che può essere unito, usato, o può essere anche scelto altro secondo la festa che viene celebrata. E c'ha una facilità questa di linguaggio, tanto da essere memorizzata e diventare aiuto per la preghiera personale, forse anche per il fatto stesso che la si usa spesso, questa prece eucaristica, sia perché è breve, più breve delle altre, sia perché il linguaggio è molto più accessibile, quindi può essere adatta alla preghiera personale, ma anche ai riferimenti omiletici che il sacerdote qualche volta potrebbe o dovrebbe addirittura rimandare, perché l'omelia è il passaggio dalla liturgia della parola alla liturgia eucaristica. Quindi se tu riesci a passare attraverso la preghiera eucaristica che poi dopo farai, la gente fa unità in quello che sta celebrando, trova il filo conduttore di quello che sta celebrando. Ecco il rischio di essere troppo usata, siccome era più breve, che poi tanto di 3-4 righe di differenza, perché c'è tanto di differenza tra la seconda e la terza, però qualche volta queste 3 righe di meno ci frega, insomma, ecco, va bene. Invece magari se diciamo 3-4 righe di meno o 3-4 parole di meno, nell'omelia, e diamo più spazio alla preghiera eucaristica. La preghiera eucaristica terza, questa è totalmente nuova insieme alla quarta, totalmente nuova, mi correggo perché non è vero, cioè sono state rielaborate, ma facendo tesoro delle quelle famose 70 anafore, 70 preghiere eucaristiche,
che troviamo nell'antichità, nelle tre grandi famiglie che ho accennato. Soprattutto è stata fatta da quel monaco benedettino che era segretario della congregazione del culto, allora padre Cipriano Bagaggini, non so se questo nome qualche cosa vi dice, che ha guidato un po' tutto il cammino della riforma liturgica, dei testi liturgici che noi abbiamo. Questo uomo insieme con molti altri monaci, tra cui anche Magrassi, poi faceva riferimento. Questa preghiera terza, come del resto la quarta, che vedremo però se il tempo ce lo consente, è ricchissima di Bibbia e di patristica, cioè densa di riferimenti biblici e patristici. È aperta alle problematiche e al linguaggio della Chiesa di oggi, del nostro tempo e del nostro mondo. Presenta le stesse caratteristiche della preghiera seconda, cioè il mistero pasquale al centro, no? È per la Chiesa, ma è più elaborato. Il rapporto tra Eucaristia e Chiesa lega di più questa assemblea per una celebrazione, questa preghiera terza, eucaristica terza, per una celebrazione domenicale. Infatti è indicata soprattutto per la celebrazione della domenica, del giorno del Signore, proprio perché c'è questi richiami al mistero pasquale e alla Chiesa. Così pure il ricordo è più esplicito, il ricordo dei defunti, cioè in ogni preghiera eucaristica le intercessioni ci sono, tra queste intercessioni c'è anche la preghiera per il ricordo per i defunti, no? Ma qui ha una sottolineatura particolare, accogli soprattutto. Ecco, non c'è soltanto ricordati, ma accogli. La preghiera eucaristica, vediamo un po' se c'è. La preghiera eucaristica quarta è composta anche questa sugli antichi modelli della preghiera eucaristica o delle anafore, soprattutto fa riferimento a San Basilio, monaco, ma fa riferimento anche ad altre preghiere, ecco, cioè raccoglie, si direbbe fior da fiore, insomma, no? È messo in una maniera stupenda, in un linguaggio direi contemplativo, quasi di estasi, dove c'è il riferimento un po' a tutto l'universo, dalla creazione alla redenzione, all'incarnazione, alla redenzione. Ecco, sono tutte quante armonizzate bene tra di loro, comprese le intercessioni e le varie necessità. Per cui questa preghiera, per queste caratteristiche, è più adatta per i momenti delle messe rituali, delle varie necessità o messe votive. Il prefaccio qui è obbligatorio, è proprio, perché l'inno di lode è un tutt'uno con quello che viene subito dopo il santo, infatti lo riprende addirittura. Cioè si muove in sintonia, in linearità. E il valore soprattutto di questa preghiera è il valore di memoriale di tutti questi eventi che ho accennato, la creazione, la storia della salvezza, l'incarnazione, il mistero pasquale, questo momento di anamnesi o di memoriale è particolarmente forte, per cui vale la pena tenerla in grande considerazione. C'ha un difetto, è un pochettino più lunga e allora si usa poco. Ne capite, sì? D'accordo?
E in questa preghiera, proprio per questo memoriale, di essere memoriale, vengono sottolineate diverse tappe della storia della salvezza, ripercorse come tappe della rivelazione della benevolenza di Dio, per cui è adattissima questa prece eucaristica quarta, preghiera eucaristica quarta, a riprendere l'amore di Dio, la misericordia di Dio, la tenerezza di Dio. Permettete che sottolinei alcune espressioni di questa preghiera eucaristica quarta. Leggo alcune espressioni, poi dopo dove arrivo. Tu solo sei buono, il prefazio, per dire che si richiama. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature. Effondere il tuo amore su tutte le creature. Le creature sono l'espressione dell'amore di Dio. E allietarle con gli splendori della tua luce. Poi tralascio, ma quando riprende dopo il santo, dice ancora: noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza amore. Vedete che ritorna il linguaggio del prefazio, ritorna l'immagine, a tua immagine con la storia della salvezza che è riportata, a tua immagine ha formato l'uomo, alle sue mani operose ha affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitassi l'uomo, esercitassi il dominio su tutto il creato, e quando per la sua disobbedienza l'uomo, disobbedienza dell'uomo, perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia tutti sei venuto incontro perché coloro che ti cercano ti possono trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti. Sentite il cammino di tutta la storia della salvezza come è presente, e per mezzo dei profeti ha insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico figlio. Vedete il mistero dell'incarnazione, tutta la storia della pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come salvatore. Poi questo momento viene raccontato, direi, con dettaglio. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri e agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi, ha mandato al Padre, ecco la Pentecoste, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ecco qui poi l'epicresi, l'invocazione dello Spirito, con le mani distese. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni, pane e vino, perché diventino il corpo, e c'è la benedizione, il segno di croce, su questi doni, il corpo e il sangue di Cristo, nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Poi c'è il racconto dell'istituzione della cena, che non sto a ricordarlo perché la conosciamo tutti molto bene, d'accordo?
mi si vado subito al memoriale, cioè dopo il mistero della fede, poi ci annunciamo che ho tre, sono tre proposte diverse di risposta all'assemblea. Il memoriale è offerta, tanto bene, il memoriale è offerta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo, dove siede la tua destra. Sentite tutto il cammino del mistero pasquale, come tutto rimarcato, tutti gli aspetti, dalla morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, la sua risurrezione, ascensione al cielo, dove siede la destra del Padre, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, ecco l'offerta. L'offertorio noi non è quello quando vengono portati il pane e vino all'altare, questa è l'offerta, ti offriamo, noi con lui ci offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Scusate che mi sono fermato un po', ma ancora però quest'altra seconda invocazione, questa c'è in tutte le preghiere eucaristiche, eccetto nella prima canone romana. Quando si invoca lo Spirito su tutti coloro che sono presenti, guarda con amore, oh Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa. Noi siamo questa Chiesa che è qui a celebrare. E a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta, bellissimo, concedi che riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. Una bellezza più forte, più alta, più profonda di questa, io non sono riuscito a trovarla. Ecco. Poi c'è la grande preghiera di intercessione, no? La grande preghiera di intercessione che è per la Chiesa. Qui possiamo fare una piccola, se volete, una piccola critica, perché per primo, critica non alla preghiera, critica alla mentalità del tempo. Siamo subito appena, era già quando fatti i testi, già era passato il concilio Vaticano II, ma da poco non era ancora assorbita la riforma della Lumen Gentium, che prima c'è il popolo di Dio, poi c'è la gerarchia. Chi prima viene la gerarchia, poi il popolo di Dio. È una piccola, vabbè. Concediamolo, no? D'accordo? Ecco, d'accordo. Perché la gerarchia è dentro il popolo di Dio, parte del popolo di Dio, anche se ne è la guida. Per cui la preghiera di intercessione parte per il Papa, il Vescovo, il Collegio Episcopale, il Clero, coloro tutti presenti che si uniscono alla nostra offerta. Poi le varie situazioni, se ci sono delle celebrazioni particolari, così mandi, comunicandi, sposi, eccetera. E si allarga poi tutto il tuo popolo e tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. In genere la preghiera eucaristica è per i battezzati, no? Ma vedete, questa preghiera qui dice tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Cioè questa apertura, direi universale, no? Purché ci sia la ricerca, noi ti presentiamo tutti. Poi c'è il ricordo per i defunti, poi c'è la memoria, non saprei come dire, della Chiesa Celeste, Padre misericordioso, concede a noi i tuoi figli di ottenere con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con gli Apostoli, i Santi, l'eredità del tuo regno, dove con tutte le creature
liberato dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Ecco poi la dossologia finale, che riprende quel in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Se no che si sente. Io che sto a celebrare adesso dentro il Domo, quella chiesa enorme con pochissime persone, soprattutto, no? Quando, d'accordo? Ma c'è nessuno, dico, chissà. Ecco, a volte veramente si ha questa, cioè non si percepisce la forza di questa, di questa preghiera. Poi cosa mi ha sfuggito nella prima, perché si inizia con l'intercessione invece di farla dopo, cioè prima e dopo l'intercessione della prima? Sì, 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 sì. E quella dei vivi prima, poi nella preghiera nel canone romano, prima preghiera eucaristica, le intercessioni sono prima e dopo la consacrazione. Quella è molto vecchia, capito? Quindi, tanto che Paolo VI aveva dato l'incarico di adattarla, ha visto che non ci se la faceva, ha detto lasciatela sta com'è, fatene altre nuove. E poi c'è la sfizia dei santi prima che dopo. Sì, 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 ma anche la sfizia, anche la sfizia dei santi vengono, la Chiesa Celeste viene sempre invocata. D'accordo. Quando lo fai sacerdote, no? Dice, ecco, si è dimenticato, è partito subito dopo la diapesi. Poi ti rendi conto che no, invece, perché fa un po' strano, no? Quando comincia quella preghiera, uno dice, ma come? È saltata tutta la parte, è già passato dopo la diapesi. Non ho capito. Quando comincia a fare questa preghiera il sacerdote, l'Eucaristica una, uno ha l'impressione che ha già saltato tutto, è già passato dopo la diapesi. Quindi dice, oddio, si è sbagliato, si è sbagliato. Nella mentalità, perché siamo abituati a avere l'invocazione dopo. Poi sì, dopo dice, sì, ah, sì. Adesso non vorrei leggervi il testo, questi due testi equivoci che possono creare questo equivoco, ma basta che ve lo guardate, no? Però vi vorrei sottolinearvi che queste preghiere eucaristiche sono un grande strumento, già l'ho detto già, per l'aiuto alla preghiera personale, specialmente chi fa l'adorazione, ritirarle fuori proprio con molta calma e riviverne, non facciamo altro che del bene a noi stessi, perché riprendiamo quanto abbiamo celebrato cercando di penetrare il testo. Poi, va bene, andiamo avanti. Accanto a queste quattro preghiere che sono le fondamentali, no? Preghiera eucaristica prima, canone romano, preghiera eucaristica seconda, preghiera eucaristica terza, preghiera eucaristica quarta, sono due preghiere chiamate della riconciliazione, volute da Paolo VI nell'anno del santo della riconciliazione del 1975, se lo ricordate, che hanno un prefazio proprio ed è obbligatorio, come in questa preghiera eucaristica quarta che abbiamo accennato, che mi sono soffermato un po' più a lungo. Qual è le caratteristiche di questa, di queste due preghiere? Che l'Eucaristia ha un valore salvifico straordinario, proprio di riconciliazione tra l'umanità e il Padre in Cristo Gesù. Per cui la riconciliazione è il nocciolo, il cuore centrale della, di tutta la preghiera, di tutta la preghiera eucaristica che viene celebrata, ma perché è il cuore di tutta la storia della salvezza, la riconciliazione tra l'uomo e Dio, tra l'umanità e Dio, tra Dio e l'umanità. Per cui diventa una diventa interpretativo tutto il mistero, fortissimo tutto cogliere in questa riconciliazione tutto il mistero pasquale. Il primo formulario è proprio come invito al ritorno al Padre. Il primo formulario.
Dio è sempre cioè disponibile. Papa Francesco ce lo ricordo sempre, Dio non ci stanca mai di perdonarci, siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. Non so se ricordiamo questa espressione di Papa Francesco. E per cui ricostruisce il rapporto di fraternità anche tra noi, proprio perché se lui è il padre, ritorno al padre e noi fratelli. Questo è il primo formulario delle due preghiere della riconciliazione. Il secondo formulario invece pone più l'accento sull'opera riconciliatrice di Dio che piega la durezza dell'uomo e lo rende disponibile alla riconciliazione in un mondo lacerato da lotte e discordie. Quindi sottolinea di più la dimensione di concordia, proprio per grazia, per volontà di Dio. Queste le due preghiere eucaristiche che sono volute da San Paolo VI nel 1975, l'anno della riconciliazione. Poi noi abbiamo, e queste in genere vengono usate, la quinta preghiera eucaristica, o dette anche del Sinodo svizzero, che però ha quattro formulari, quinta preghiera eucaristica, ma con quattro formulari. Il primo formulario è: Dio guida la sua Chiesa. Già capite che la tonalità della preghiera, no? Dio guida la sua Chiesa. Il formulario B: Gesù, nostra via. Il formulario C: Gesù, modello di amore. Sempre la preghiera eucaristica quinta, eh? Formulario D: la Chiesa in cammino verso l'unità, verso la comunione. Comunione nel senso di comune unione, ecco, in Cristo, sempre. E diceva sono usate principalmente Cioè? la quinta, La perché quinta è la Chiesa in io cammino verso l'unità, la ho visto quindi usate principalmente. comunione. Comune unione. Questa è stata messa nel Missale romano, questa preghiera, nella edizione del 1983. E il contenuto dell'esperienza bella di questa preghiera eucaristica, se voi ricordate, che fa riferimento all'incontro con il risorto, i discepoli di Emmaus, vi ricordate? Adesso se mi ricordo meglio la frase, eccola qua, subito. Allora, ti glorifichiamo Padre Santo, tu ci sostieni sempre, la prima è la A. Tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui Cristo, tuo Figlio, ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Questo c'è in tutte e quattro queste preghiere eucaristiche della quinta preghiera eucaristica, quattro moduli della preghiera eucaristica, quattro tematiche. Quindi noi ritroviamo proprio in questa Fratio Panis, in questa preghiera eucaristica, ritroviamo l'incontro con il risorto in maniera più esplicita, ecco, con questa preghiera. L'altra cosa che volevo dirvi era le preghiere eucaristiche dei fanciulli. C'è un messale apposta, non c'è nel messale normale, perché c'è un messale lezionario, perché è fatta per gruppi particolari, per messe particolari, perlomeno con predominanza, perlomeno con predominanza di fanciulli. Quindi il linguaggio è molto più semplice e accessibile, direi che si usa troppo poco, perché c'è, lo dico così, vabbè,
perché c'era la necessità di, siccome ci sono degli interventi che l'assemblea fa, allora bisogna che li prepari, no? Se non è come fa interventi se non lo sa, d'accordo? E possibilmente ha cantato questo intervento. Allora, allora abbiamo messo via, abbiamo messo via, non l'hai capito? La consacrazione. Ecco, d'accordo? È vero che noi la preghiera, la messa, l'Eucaristia è per tutti, però è una buona iniziazione alla liturgia queste preghiere eucaristiche, specialmente quando c'è predominanza di ragazzi, iniziarli alla liturgia, all'Eucaristia. Il linguaggio più semplice, più adatto per loro, ma oggi non so se il linguaggio è bene che sia adatto un po' per tutti, no? Ecco. La prima è, sono tre, no? Prima, seconda e terza, perché è l'Eucaristica dei fanciulli. La prima è un rendimento di grazie a Dio Creatore, quindi l'atteggiamento che vuol suscitare la preghiera è l'adorazione e la gioia per questo dono che Dio ci ha dato. Addirittura il santo è diviso in tre parti, dove c'è l'intercalare di questo ricordo della creazione e della gioia. Cantiamo con gioia, mostriamo nel canto la nostra gioia, cantiamo in coro. Sono espressioni che sono prese lì dalla preghiera. Non me l'ho portato dietro il messale, il lezionario, perché che se non mi sono la valigia. La seconda preghiera eucaristica dei fanciulli invece è più centrata sul tema dell'amore di Dio per noi, per gli uomini, per cui vengono sottolineati gli inserimenti di Dio come segni concreti di questo amore suo per noi, con cui Lui manifesta il suo amore con queste azioni. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene, per esempio, ritornello da cantarsi dai ragazzi. Semplice di questo, gloria a te Signore che ci vuoi bene, tre volte la prima parte di questa preghiera eucaristica seconda. È il Signore Gesù che si offre per noi quando viene presentato il pane e quando viene presentato il vino già eucaristizzato, già trasformati, l'assemblea canta, è il Signore Gesù che si offre per noi. Voi capite che c'è un coinvolgimento più diretto. All'altra reclamazione che viene fatta, un cuor solo, un'anima solo per la tua gloria, Signore, nella parte finale delle intercessioni, quando c'è la parte delle intercessioni. Ecco, le preghiere nuove sono naturalmente più lineari come svolgimento, come struttura, non è come la canone romano. La terza preghiera eucaristica dei fanciulli è il progetto di Dio di formare un'unica famiglia. Forse ve l'ho già accennato, per me mi viene facilmente il sogno di Dio e fare di tutti gli uomini la sua famiglia, no? Ecco, l'idea, anche quella mostra fatta dai frati al Sacro Convento d'Assisi, che aveva proprio come titolo questo, fare di tutti gli uomini la sua famiglia, presa la frase da questa preghiera eucaristica terza dei fanciulli. Per questo è venuto il figlio, per riportare al padre i figli lontani, ricomporre nell'amore fraterno gli uomini divisi e discordi. Questa preghiera punta all'educazione soprattutto dei tempi liturgici, con la parte del prefazio. C'è un prefazio proprio per l'Avvento, un prefazio proprio per Natale, un prefazio proprio per la Cresima, un prefazio proprio per la Pasqua, però con un linguaggio, prefazio di questi tempi, quelli che abbiamo nel Messale non sono così adatti per i ragazzini, per i piccoli. Invece questi sono molto più comprensibili. Che altro vi devo dire? Vorrei tornare ancora un attimo
sulla preghiera eucaristica quarta alcune tematiche importanti, perché io ce l'ho anche ancora quella preghiera lì, avete pazienza. Ecco, alcune tematiche particolari, e dice questo sempre Enrico Mazza che parla, quindi chi vuole si può dilettare con questa roba qua. Dice che è la preghiera dell'amore, la preghiera eucaristica quarta, quella di cui, su cui mi sono soffermato per leggendo alcuni quasi la totalità della preghiera, ecco. D'accordo? Dice che è la preghiera dell'amore e della misericordia di Dio. Ben 9 volte viene sottolineata questa real presenza dell'amore e della misericordia di Dio nella preghiera eucaristica quarta. Tu solo sei buono per infondere il tuo amore, tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore, nella tua misericordia hai tanto amato il mondo, tutta espressione che noi troviamo in quella preghiera là. Avendo amato, li amò, guarda con amore, Padre misericordioso. E dice ancora Padre Santo, apre, Padre, Dio ci ama con amore di Padre. Queste due espressioni che fanno un po' da l'apertura di chiusura, no? La preghiera eucaristica. L'altro tema di questa preghiera eucaristica quarta, proprio la storia della salvezza, che questo già ve l'ho indicato quando ho letto il pezzo, quindi tralascio subito. L'altra tematica che viene sottolineata è la cristologia, la presenza di Cristo proprio in maniera evidente in tutto il suo mistero, anche questo l'ho sottolineato quando ho letto alcuni passi della preghiera, soprattutto, ecco. Poi c'è il tema del Padre creatore, la creazione, la redenzione, la santificazione. Padre che crea, il Figlio che redime, lo Spirito che santifica. L'altro tema che viene sottolineato nella preghiera eucaristica quarta è la presenza dello Spirito, la pneumatologia. È una presenza, direi, quasi invadente, no, perché non si può dire assolutamente, ma piena, ecco, si sente che lo Spirito lì agisce, presente, insomma, no? È nominato, invocato molte volte. L'altra dimensione, l'altra tematica di questa preghiera eucaristica quarta è la ecclesiologia, cioè il tema della Chiesa è particolarmente presente e sottolineato in maniera stupenda. Anche se ho fatto quel riferimento, no, Lumen Gentium, il Concilio parla della Chiesa e poi all'interno il popolo di Dio, poi all'interno la gerarchia, invece qui mette prima, a parte questo particolare, poi anche la angeologia, cioè gli angeli che vengono nominati, no? D'accordo? La preghiera eucaristica quarta, concludo, la preghiera eucaristica quarta si presenta come una ricca sintesi di elementi biblici, teologici, in una forma che, mentre unisce la sobrietà romana, con la ampiezza della solennità orientale. Ecco, questa infatti fa riferimento a diverse anafore orientali, no? Questa preghiera eucaristica quarta. Basta, mi fermo.